Buongiorno, bentornati al TG2. Dunque, in primo piano ancora i migranti. La nave della ONG Open Arms, che ieri ha recuperato una donna in mare e due cadaveri, decide di non dirigersi verso l'Italia perché si dice preoccupata per la tutela della donna sopravvissuta e fa rotta verso la Spagna. Diversa la ricostruzione di quanto accaduto in mare da parte della Guardia Costiera Libica e Viminale, e intanto un'altra nave con 40 persone a bordo è bloccata al largo delle coste tunisine. Sandra Cecchi. C'è un altro barcone con 40 migranti che da giorni vaga nel Mediterraneo senza trovare un approdo. La denuncia arriva da Infomigrants, il portale europeo che segue le rotte dei profughi. Dopo 5 giorni di navigazione senza mangiare né bere, il motore va in avaria e la barca, partita dalla Libia, alla deriva. Viene soccorsa da un mercantile tunisino, ma per l'equipaggio e i migranti inizia un altro calvario, perché prima la Tunisia, poi Malta e l'Italia avrebbero rifiutato, secondo Infomigrants, l'approdo nei loro porti. Questo mentre non si sono ancora placate le polemiche sulla donna ed il bambino trovati morti su una zattera, lasciati affogare dai libici, dice la ONG Open Arms, che ha diffuso le drammatiche immagini puntando l'indice anche sulle scelte del governo italiano. Tutto falso, ribatte il Viminale, non c'è stata nessuna missione di soccorso, come ha testimoniato una giornalista tedesca che era a bordo della motovedetta libica. Tesi oggi sostenuta anche da Marina e Guardia Costiera libiche, che ricordano di aver salvato in quell'intervento 165 persone. Intanto la nave Proactivia, con a bordo Josefina, sopravvissuta al naufragio, si sta dirigendo verso la Spagna. Ha rifiutato l'attracco a Catania perché, dopo le dichiarazioni del ministro dell'Interno, che ha definito bugie ed insulti i documenti diffusi, l'equipaggio temeva il sequestro della nave e soprattutto nutriva timori per la protezione della giovane camerunense e per la sua completa libertà di testimoniare quanto accaduto in mezzo al mare. Sulla morte in mare della donna e del suo bambino, sul mancato soccorso che denuncia l'ONG spagnola, il ministro Salvini contesta la ricostruzione. È falsa, sostiene. La maggioranza conferma la linea della fermezza. Per i democratici quello che sta accadendo è una barbarie. Fabrizio Frullani. La maggioranza tira dritto, la linea della fermezza ha iniziato a dare i suoi frutti, viene detto a più voci, e l'Europa ha capito, respingono tutte le accuse mosse da una ONG spagnola che indicava Tripoli quale responsabile dell'annegamento di un bambino e di sua madre. Falso, sono tutti salvi, è la replica del Ministero dell'Interno. Interviene anche il Ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, chiamato direttamente in causa sulla gestione dei porti italiani. Noi salviamo vite umane, lo sa perfettamente. Ne abbiamo sempre salvate, la nostra Guardia Costiera negli ultimi 4 anni ne ha salvate tantissime, ma non possiamo più farlo da solo. Apriamo i porti, salviamo le vite, ma apriamo i porti quando tocca a noi. Quando non tocca a noi sono gli altri paesi che devono aprire i loro porti. La Lega si schiera tutta a difesa di Matteo Salvini, finito al centro delle polemiche. Solo bugie e insulti, siamo sulla via giusta, spiegano dal Carroccio. Ridurre partenze e sbarchi significa ridurre i morti e ridurre soprattutto il guadagno dei trafficanti di esseri umani. E il capogruppo alla Camera, Molinari, spiega. È vergognoso che i trafficanti di uomini dell'ONG usino dei morti in mare per attaccare il ministro Salvini. Restiamo dell'idea che solo una politica rigorosa, seria, di contrasto all'immigrazione clandestina possa tutelare tante vite e perseguiremo nei rapporti con la Libia per bloccare questo fenomeno. Salvini farebbe bene ad attaccare Orban invece delle ONG, dice Speranza, Liberi e Uguali. I democratici segnalano un'altra nave vaga da giorni per il mare dopo aver 40 migranti. La barbarie continua, twitta il presidente Dem Orfini, che invita il governo ad aprire i porti, e Sara Moretto aggiunge. Continua la propaganda di Salvini sulla pelle delle persone. Nessun risultato ai vertici europei, nessun passo avanti sulla gestione del fenomeno migratorio. Quello a cui assistiamo è il dramma degli esseri umani che continuano a morire nel nostro mar Mediterraneo.